Amici e amiche di Twitch, di YouTube, di Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Amici tutti, mitici, mitiche, andiamo a fare una cosa veramente, veramente pazzesca. Ragazzi, ho comprato tutte le leggendarie, ma questa è stramitica. Mark McKell, se le auto classiche fanno per te, allora riconoscerai immediatamente questa Mercedes S-Type, bellissima. Dopotutto ha vinto il premio Best of Show al Pebble Beach Consort d'Elegance del 2017, incredibile ragazzi. La S è il primo modello sportivo di Mercedes-Benz, fu progettata dal dottor Ferdinand Porsche, ragazzi. Una Mercedes fatta dal grandissimo Porsche. È dotata dalla carrozzeria da Barkey & Co., azienda famosa per i lavori delle Rolls-Royce. Il design distintivo del retro di quest'auto è comunemente indicato come coda bombata. Incredibile. Ed è ancora opera della Barker. L'auto fu commissionata da Earl Hall, cofondatore della British Racing Drivers Club. Mamma mia, ho grande parole in inglese. Non solo è un gioiello dal valore inestimabile, ma ci vuole anche una certa grazia per guidarla. Quindi, solo da Marco Drums Games Channel potete vedere questa meravigliosa automobile. Grande Marco, grande Mercedes, non ci posso credere. Abbiamo comprato la S Barkley Tourer del 29, 13.000 punti collezionismo. Andiamo a provarla insieme, amici miei, andiamo a provarla insieme, una piccola passeggiata al parco, al mega parco di Monza. Andiamo a farci un giro insieme, amici miei, perché è veramente qualcosa di extra mitica. Non so neanche se ha le marce. Sì, ha le marce. Oh, non ci posso credere, ragazzi, ma questa macchina non è fatta per gareggiare, questa macchina è fatta per... Mamma mia, guardate che roba, frena Marco, non dobbiamo proprio neanche pensare di andare in una gara, di fare... Oh ragazzi, state andando addosso una macchina da 13 milioni, eh? Quindi io un po' Volkswagen Golf starei molto attento se fossi in te. Oh, mamma mia, guardate che roba. Andiamo con calma. Bellissima. Ma quanto è bella, ragazzi. Io non vedo l'ora di finire il giro per vedere il mega replay di questo capolavoro dell'ingegneria tedesca a sto punto, perché Mercedes è stata fatta dal grande Ferdinand Porsche. Ah, non gira nulla, ma non fa niente perché è talmente bella, ragazzi, che non bisogna neanche rovinarla. Andiamo da dentro. Mamma mia, ragazzi, che bella. Ma quanto è bella. Guardate il codino della Mercedes, come lo facevano una volta, in metallo. Che meraviglia. Frena, che questa macchina è da andare a spasso. Mamma mia, che motore, che grazia, che eleganza. Oh, comunque 150 all'ora li faceva, cioè adesso va bene tutto, ma guardate come si impunta giù in basso quando si frena. Che meraviglia.
questo è un colpo proprio di stile, di Gran Turismo 7. Grazie, grazie Gran Turismo. Questo è stile, questo è passione e amore per le auto. Ma guardate che capolavoro anche da muso. Che capolavoro da muso. Dai che lo centriamo. Dai che lo centriamo. Lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendiamo. Mamma che bella, ragazzi, sono veramente contento. Tra questa e quel capolavoro di Ferrari 250 GTO da 20 milioni, la mia collezione di auto è veramente, veramente bella, fatta bene. Avrei potuto comprare, penso, una trentina di altre macchine, ma ho voluto comprare questo capolavoro. Ti dico la verità, sono veramente, veramente contento. Veramente felice. Voglio lasciarvi gustare questo capolavoro insieme. Che meraviglia davvero. No! Macchina bella, scusa! Sto quasi arrivando anche primo, eh. Quindi è tanta roba anche a livello di macchina. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Spostiamoci. Il replay di Marco Drums Games Channel. Ciao a tutti ragazzi.